Profilo Instagram con quattro chiacchiere con ancora l'insegna del calcio, ancora l'insegna anche per certi versi della Marcord, del calcio che fu, proiettandoci anche al calcio che sarà dopo il coronavirus. Il calcio italiano si interroga se riprendere o no. Oggi ascolteremo un altro parere autorevole, molto autorevole, dell'ex allenatore del Pescara, Luciano Zauri, che dovrebbe essere a distanti in collegamento con noi. Ciao mister, come stai? Ciao, bene, grazie. Tu, tutto ok? Tutto ok. Diciamo che combattiamo per cercare di proiettarci al futuro nella miglior maniera possibile. Da che parte stai tu, mister, senza particolari giri di parole? Sia alla ripresa o in questo momento credi che è troppo prematuro per poter rischiare di far ripartire questa macchina calcio? Beh, secondo me non ci sono le condizioni, il famoso rischio zero non c'è, per cui credo che l'Italia ha altri problemi, per cui credo che bisogna dare priorità e precedenza ad altri mestieri, ad altre cose, perché chiaramente bisogna privilegiare, senza fare il finto moralista, ma la televisione l'abbiamo tutti, guardiamo tutto quello che succede, la gente fa fatica a fare la spesa, è più importante fare la spesa che alzare una coppa, secondo me, in questo momento. Intanto ti arrivano complimenti illustri, mister, da Ciccio Modesto, che Che salutiamo, un salutiamo, grande certo. amico, assolutamente. Abbiamo fatto anche una bella chiacchierata con lui qualche giorno fa. Però che calcio sarà, secondo te, mister? Cambierà qualcosa nel dopo coronavirus o cambierà realmente poco? I prezzi lieviteranno, la B e la C ripartiranno nella stessa maniera come l'hai lasciata tu? Beh, allora, questo è il problema principale, secondo me, dove bisogna avere un po' di pazienza. Se si ha un pochino di pazienza, probabilmente ritroveremo più o meno lo stesso calcio. Se si ha magari troppa fretta, come si legge in questo momento, magari, come dici tu, rischiamo di trovare tanti, tanti, tanti problemi. Per cui un pochettino di pazienza farebbe sì che anche le persone tornerebbero magari ad avere un po' di vita normale, ed ecco qua che il calcio potrebbe servire appunto come valvola di sfogo, come spesso succede. Assolutamente sì. Ritornando, mister, di qualche anno indietro, no? Dai tuoi esordi l'hai conosciuta benissimo, ci hai giocato, ci hai vissuto, conosci perfettamente lo spirito della città di Bergamo, colpita probabilmente più di ogni altra dal coronavirus. Ci sarà la possibilità anche grazie al calcio di tornare quantomeno a strappare un sorriso dopo una situazione molto tragica. Sì, io ho i miei genitori che vivono lì, da quelle parti, per cui li sento costantemente e la situazione purtroppo è quella che si legge. C'è questo leggerissimo miglioramento, ma insomma, questa è una delle città appunto dove iniziare a giocare a calcio non servirebbe appunto a niente. La gente in Lombardia, ma in generale, è concentratissima su altre problematiche. È chiaro che a Bergamo l'Atalanta è tutto. Quindi probabilmente sarà anche un motivo per ripartire quando sarà, ma non è questo il momento, è troppo presto. Ecco, il tuo sogno partì proprio da lì, mister. Speranze, sogni, anche per certi versi illusioni. Quanto è stato importante partire proprio dalla città di Bergamo, dall'Atalanta, per poi proseguire con una carriera ad altissimi livelli? Beh, l'Atalanta e Bergamo direi, perché comunque sono due cose che vanno di pari passo. È stata fondamentale perché comunque lì ti insegnano tantissime cose. Ho avuto la fortuna di andarci all'età di 12 anni, tantissime rinunce perché chiaramente un bambino, perché a 12 anni si è bambini, che ho fatto da piccolo, non smetterò mai di ringraziare la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, mi ha appoggiato, mi ha anche spinto non vuol dire che mi dicesse che dovevo fare il calciatore, però mi ha fatto sempre sentire il proprio appoggio, quindi momenti di difficoltà che per un bambino di 12 anni, io ero da solo i primi 2 anni, per cui un percorso enorme, difficile, duro, chiaramente poi ripagato negli anni, ma ti assicuro che quel periodo è stato veramente, veramente difficile, però l'Atalanta chiaramente è da sempre un motivo d'orgoglio sia per l'Atalanta ma per il calcio in generale, perché comunque sforna da sempre campioni, ragazzi che poi hanno fatto le fortune anche della nazionale, per cui è un percorso che continua, ma va avanti probabilmente da 30 anni, 40 anni, insomma. Credo che anche l'apporto a quel tempo di Mino Favini sia stato determinante per far sì che il modello Atalanta poi crescesse in maniera
così radicale, a maggior ragione negli ultimi anni, con risultati incredibili. Sei dovuto diventare grande presto, e questa è la vera verità. Sì, assolutamente. Citato Mino Favini, che, insomma, che è stato riferimento per molti in quell'ambiente. Devo tantissimo a lui, alla sua persona, al suo modo di fare, ai suoi insegnamenti, che poi trasmetteva chiaramente ai vari allenatori delle varie squadre del settore giovanile. È chiaro che quando si va via di casa così, così presto si deve crescere per forza in fretta, quindi bisogna anche essere predisposti. Non sono mai stato una testa calda, per cui ho sempre avuto bene in mente i miei comportamenti e come dovermi confrontare. Abbiamo un piccolo problema con Mister Luciano Zauri, tra pochissimo ci rimetteremo in contatto con lui per proseguire questa bella chiacchierata di calcio. Intanto, sì, adesso sì, Mister, ti sento Sono più io, sei tu? cristiano. No, assolutamente, credo che in questo momento penso che il problema, non diciamolo, lasciamo in sospeso. Stavi proseguendo col discorso sull'Atalanta e su Mino Favini, Mister. Beh, assolutamente, Mino Favini è una garanzia, lo è stato forse per 50 anni, una persona di riferimento per molti, quindi insomma la sua mancanza purtroppo è venuta a mancare l'anno scorso, per cui una perdita per il mondo del calcio, però appunto grazie all'Atalanta e ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuto, come dicevo prima, che non smetterò mai di ringraziare, che ho fatto il mio percorso, per cui un grazie all'Atalanta enorme, senza la quale non avrei fatto il calciatore. Salutiamo anche Gigi Orlandini che ci saluta, mister, in questa nostra chiacchierata insieme. Dice Atalanta anche con un Come no? cuscino. È un messaggio molto bello e molto importante. Adesso è una domanda che ti avranno fatto mille volte, però dal mio punto di vista è sempre bello approfondirlo, anche perché sei stato uno di quei calciatori che ha dato tutto per quella maglia. Che cosa ha rappresentato per te la Lazio, mister? Beh, una tappa fondamentale per la mia carriera, perché comunque sia venivo da un percorso appunto dell'Atalanta dove senza nulla togliere, si lottava più o meno sempre inizialmente per la Serie A per arrivarci e una volta in Serie A per salvarci. Il salto in un grande club come la Lazio è stato veramente incredibile. Ho trovato una squadra molto forte, allestita ancora per poter fare bene, per fare grande classifica. Tant'è vero che quell'anno sfioriamo il quarto posto, ma vincemmo la Coppa Italia, abbiamo giocato la Champions League, quindi una squadra forte, basti leggere i nomi che c'erano. E quindi chiaramente un impatto incredibile, una grandissima città, quindi insomma Roma con milioni di abitanti. Non è stato semplice all'inizio, però con pazienza, appunto, con l'atteggiamento che mi ha sempre contraddistinto, ho fatto i miei step. Inizialmente ho aspettato il mio turno e quando è stato il mio turno poi ho fatto qualcosina, insomma. Direi più di qualcosina, mister, sei molto modesto, ma in realtà lo dico io, senza dubbio sei stato uno di quei calciatori che quantomeno ha dato tutto, indipendentemente poi dal ruolo in cui venivi impiegato. Successivamente ci chiedono anche da casa e apriamo una piccola parentesi, poi ci arriveremo. Quanto era forte Domenico Morfeo, ti chiedono, mister. Beh, io ogni tanto lo tiro fuori senza che me lo chiedano, perché comunque sia ho avuto la fortuna di crescerci insieme, no? Perché comunque quando io sono arrivato a Bergamo lui già c'era, io facevo gli esordienti, lui faceva gli allievi, insomma. E quindi chiaramente ho avuto poi siamo dello stesso paese di Abruzzese, quindi siamo compaesani praticamente. E quindi ho visto crescere questo talento incredibile. Poi, essendo lui mancino, rubava l'occhio ancora di più, quindi una grande qualità. Grande personalità, probabilmente andava anche leggermente oltre un po' gli schemi, no? Sia calcistici che comportamentali, però sicuramente un grandissimo talento, veramente non dico fenomeno, però veramente a livello di quelli top. Intanto Luca, mister da casa, credo tifoso della Lazio, scrive: chi la maglia l'ha onorata mai verrà dimenticato. Per cui sostanzialmente, ritornando alla Lazio, tra i tanti calciatori con cui hai giocato, tutti forti per dire la verità, lo dicevi benissimo tu, era una squadra importante, anche probabilmente se giocasse oggi qualche risultato in più potrebbe ottenerlo. Di tanti calciatori
di chi è il ricordo migliore in questo momento, anche a livello di classe, a livello di colpi? Beh, allora, se parli di quella Lazio lì, c'erano tanti giocatori appunto validi, c'era il Pio Lopez, c'era Stefano Fiore, un giocatore che ha fatto anche gli europei, un giocatore di grande classe, di grande qualità. C'era Fabio Liverani, che è un giocatore che aveva una mano a posto del piede, un mancino fatato, che sta facendo grandi cose adesso a Lecce, grande personalità. Insomma, dirne uno non me la sento, ma era un tutt'uno. C'era Albertini, comunque, che è venuto a fare un anno alla Lazio. Insomma, giocatori di grande livello, di grande livello, tant'è vero che abbiamo vinto la Coppa Italia e non si vince per caso. Direi proprio di sì. Atalanta, Lazio, un'altra piazza dove voglio portarti virtualmente è Firenze. Firenze e la Fiorentina, un connubio troppo forte probabilmente per non essere citato. Beh, sì, il mio destino purtroppo, inizialmente dico purtroppo perché comunque il mio nome è legato a un episodio antipatico del quale sono stato protagonista, non dico inconsciamente, però comunque sia, a volte l'istinto ti porta a fare delle cose magari che non vorresti fare. Chiaro, mi sono scusato poi in seguito, però al momento purtroppo non è, un po' la classifica, un po' l'istinto, come dicevo, mi ha portato a fare questo gesto. L'anno dopo addirittura Lazio Fiorentina finisce 1-0 e faccio gol io, poi dopo 2 anni finisco alla Fiorentina, quindi un percorso sembrava un destino appunto, ma un impatto molto molto felice con la città di Firenze, con la squadra, un gruppo che l'anno prima aveva fatto benissimo raggiungendo il quarto posto, quindi quell'anno abbiamo giocato i preliminari, li abbiamo superati, abbiamo fatto il girone, poi non è andato magari molto bene, però sicuramente un'annata positiva. Ho giocato le mie partite sia in Champions che in campionato, quindi un'annata molto, molto, molto bella a livello personale, ma anche di squadra, perché ancora oggi sento dei ragazzi di quella squadra, quindi vuol dire che tutto quanto andava al di là del campo. Hai chiuso a Pescara, mister, ma quando hai capito che probabilmente era terminata un'epoca per poi proiettarti verso un'altra carriera? Ma guarda, qui apriamo un capitolo. Si fa fatica a spiegare a un giocatore che deve smettere. A volte lo capisce per colpa di un infortunio, a volte te lo fanno capire. Io ero tra quelli che non avevo capito, perché comunque l'ultimo anno avevo disputato 30 partite e mi sentivo ancora bene. Non ho avuto grandi infortuni nella mia carriera, per cui mi sentivo ancora di poter fare magari un anno. Poi, giocando anche da difensore, quell'anno giocavamo a tre, quindi non avevo un grandissimo dispendio a livello di corsa, per cui potevo magari gestire. Però l'anno a Pescara finì e la società volle cambiare un po' tutto e quindi mi ritrovai in un attimo ad essere protagonista, magari essere fuori dal discorso tecnico, e dovevo cercare di cercarmi squadra. Ero davanti a un dilemma: rientrare a Roma e aspettare, come si fa spesso, la chiamata di soldo, fine mercato, oppure che a Pescara mi offrivano di fare la Beretti. E così poi ho fatto, d'accordo con la mia famiglia, che è sempre al centro dei miei discorsi, dei miei progetti. Una volta parlato insomma, con mia moglie, abbiamo deciso di rimanere più a Pescara, dove ci hanno accolto veramente come se fossimo a casa da sempre. E così abbiamo iniziato il percorso e pian piano poi è arrivato all'inizio di quest'anno ad allenare i grandi. Assolutamente sì. Per cui un percorso totalmente nuovo, lo dicevi in precedenza, partito da Pescara, i Beretti, poi hai avuto anche l'opportunità di spostarti a Udine, hai imparato ad apprezzare comunque un altro ambiente che ha fortificato tanti allenatori, anche da un punto di vista personale e non prettamente lavorativo. Non ho sentito questa, scusami. Per quanto riguarda l'avventura all'Udinese, hai avuto l'opportunità comunque di misurarti in quell'ambiente, per cui ha fatto bene a tantissimi calciatori, a tantissimi allenatori, da lì poi sono partiti in tanti. Ma allora, Udine è l'ambiente ideale per lavorare. Ha un centro tecnico che praticamente è lo stadio. All'avanguardia, è stato costruito appunto per far sì che il giocatore debba assolutamente pensare solo ed esclusivamente a giocare, e così è l'Udinese. L'allenatore e lo staff sono messi nelle condizioni di poter fare il massimo. Probabilmente, a differenza di prima, dove l'Udinese se la comandava, se così si può dire, sul mercato anche estero, dove prendeva i migliori giovani, oggi chiaramente che il mercato è un po' aperto a tutti.
fa un po' più fatica, tant'è vero che negli ultimi anni l'Udinese sta facendo un pochettino fatica a livello di classifica, però chiaramente le strutture che l'Udinese le hanno in pochi in Italia. Ecco, probabilmente il calcio italiano dovrebbe ripartire proprio da lì, dalle strutture, ma ci sarebbe da aprire un altro ampio, amplissimo capitolo. Arriva la chiamata, mister, ed è una di quelle importanti. Hai detto che Pescara ti ha accolto benissimo, intanto ti saluta Spazio Pescara, ciao mister. Arriva la chiamata, l'accetti, però poi alla fine si può considerare un'esperienza positiva, almeno secondo il mio punto di vista. Vorrei sapere anche il tuo. Beh, assolutamente, il mio percorso nasce, come diciamo, dalla Beretti, ma poi dopo qualche anno ho provato da solo e l'anno scorso, la stagione precedente, ho fatto il campionato di primavera, qui a Pescara sempre, e è andato benissimo e per cui la società mi ha dato questa opportunità che ho colto ovviamente al volo. E è come quando diventi papà da giovane, no? Non sai mai se sarai capace di fare il papà e bisogna accettare, arriva il bambino e tu approfitti dell'occasione e così è stato per me. Io ho iniziato subito questa grandissima avventura con entusiasmo, grande voglia di fare. È chiaro che essendo un esordiente, come dico sempre ai allenatori, bisogna concedere anche qualche errore, no? A quelli esperti, figuriamoci a quelli esordienti, a quelli che iniziano da poco. Chiaramente dalla mia parte avevo l'esperienza maturata sui campi. Stare dall'altra parte non è certo semplice, ma sicuramente io devo assolutamente rifarmi al mio percorso, perché un allenatore che allena i grandi nel primo anno è chiaro che si rifà quello che ha vissuto, no? E quindi a volte mi viene da ridere quando sento il giocatore che gioca in Champions che ha poca esperienza, ma se il giocatore non gioca mai, come fa ad avere esperienza? È così per l'allenatore, bisogna farlo sbagliare, bisogna fargli fare le cose, no? Detto questo, credo che quando io sono andato via da Pescara eravamo perfettamente in linea con i programmi, mi è stato chiesto di far giocare i giovani, di provare ad andare nei playoff. Io non sono andato via, eravamo a un punto dei playoff, con mille difficoltà, ma non è certo nel mio carattere fare la vittima. Io me la sono giocata con le mie armi, ci ho provato fino alla fine. Quando mi sono reso conto che non era più quello che pensavo e quello per cui lottavo e mi impegnavo col mio staff tutti i giorni, ho preferito fare un passo indietro. Ma grande rispetto per Pescara e per il Pescara. La tradizione degli allenatori partiti proprio da Pescara potrebbe anche lasciar ben presagire in questo senso, da Cristian Bucchi, Massimo Oddo, lo stesso Marco Giampaolo, per cui ti auguriamo le migliori fortune sotto questo punto di vista e io, mister, e sicuramente chi ci segue la casa. Hai citato prima i giovani, c'è un giovane che è sulla bocca di tutti. Borrelli può arrivare dal tuo punto di vista a grandi livelli? Beh, allora, Gennaro è un ragazzo che ha della sua l'atteggiamento. L'atteggiamento nel mondo del calcio è fondamentale, perché per arrivare a certi livelli comunque le qualità tecniche o fisiche devi averle, no? Altrimenti non arrivi a fare quello. La differenza poi la fa il voler arrivare e continuare il percorso. Lui ha sicuramente molto da migliorare perché è un giocatore grezzo, passami il termine, perché comunque è un giocatore strutturato. Deve migliorare comunque gli appoggi, è un giocatore molto alto, però chiaramente ha voglia di arrivare, è un giocatore comunque sia che passano gli anni, ma le sue caratteristiche le cercano comunque sempre, quindi alto, forte di testa, fisicamente c'è, e quindi chiaramente sta a lui de voler migliorare, ricordiamo i primi Toni, Bobo Vieri, cioè giocatori che inizialmente arrancavano, facevano fatica, ma l'atteggiamento poi hanno sopperito alle loro difficoltà e guardiamo il percorso che hanno fatto. Sicuramente sono paragoni grandi, però lui può fare il suo percorso e glielo auguro perché è un bravo ragazzo. Mister, io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata. Abbiamo ripercorso un po' tutte le tappe della tua carriera calcistica. Ti auguro il meglio, ovvero calcisticamente parlando, e speriamo la prossima chiacchierata di farlo su una panchina, perché il mercato, sai benissimo, si muove anche intorno a te, dalle informazioni che mi risulta, però non diciamo niente per scaramanzia. Va bene? Beh, io ti ringrazio.